Abbiamo lavorato in accordo con l'hotel, che si è detto disponibile sin dal primo giorno, e intorno a questo abbiamo costruito un servizio con le autorità sanitarie, con Protezione Civile e Regione Lombardia, in cui il Comune di Milano ha coordinato non solo l'accordo con l'hotel, ma l'accordo con una cooperativa che abitualmente gestisce residenze sanitarie per anziane e che fa invece qui i servizi di base della struttura, con Milano Ristorazione che fornirà i pasti. Oltre a loro ci saranno dei medici coordinati da ATS con l'Associazione dei Medici Volontari che ovviamente monitoreranno le persone che qui risiederanno. Saranno le autorità sanitarie, si è creata una piccola commissione a selezionare le persone che qui possono risiedere, ovviamente su base volontaria, non ci sono obblighi. Le due categorie principali sono persone dimesse dagli ospedali, ma che si sentono a rischio ancora di contagio verso i familiari, e persone che sono state in prima linea in queste settimane, non solamente medici e infermieri, ma pensiamo a tutte le forze dell'ordine e alle tante altre persone coinvolte che magari vivono in strutture collettive e che oggi hanno bisogno di quarantene per la loro sicurezza sanitaria e per quella delle altre persone con cui abitualmente lavorano. È uno dei pezzi che mancavano all'offerta sanitaria del territorio. Ci siamo inventati questo progetto pilota, a noi sembra replicabile, capiamo se va a capienza, come purtroppo temiamo, e in tal caso siamo sicuri che troveremo altri spazi dove farlo crescere. La cooperativa sociale Proges sarà il supporto socio-assistenziale per la fornitura dei pasti che arrivano da Milano Ristorazione, per la gestione dei momenti delle pulizie generali di spazi di vita comuni. Non sicuramente entreremo nelle camere, non ci sarà sicuramente una commistione che mette a rischio il nostro personale con i pazienti, soprattutto i clienti, i pazienti positivi. I pazienti verranno inviati dalla centrale unica di dimissione ospedaliera, quindi non vengono a fare domanda chiaramente all'ingresso, men che meno li scegliamo noi. C'è un rapporto con ASST e con ATS per la parte sanitaria, chiaramente uno screening all'ingresso, vanno capiti e misurati i parametri vitali 2 volte al giorno almeno.